Andiamo avanti a pagina 59, numero 3. Sull'equilibrio, supponendo che le funzioni di domanda e di offerta nel mercato delle sigarette in Italia siano QD uguale 180, Q offerta uguale 8P meno 12, determinare l'equilibrio del mercato sul plus dei produttori e dei consumatori. Allora, equilibrio del mercato, 180 uguale 8P meno 12, da cui P uguale 192 diviso 8, cioè uguale 24. Grafico, qui abbiamo QD. 180 e poi abbiamo invece questa va invertita e quindi è P uguale a 8 per 12, 2 per 8, 16, 96, no, io scusa, al contrario, 12 diviso 8 meno QS diviso 8, quindi uguale a 1,5 più QS ottavi, quindi qua ci mettiamo 1,5, ecco qua, d'accordo? Quindi 1,5 più QS ottavi uguale al prezzo. Abbiamo determinato l'equilibrio, questo e questo 24. Allora, rispondiamo prima alla domanda semplice sul flusso dei produttori. SP uguale all'area del solito triangolo, 24 meno 1,5 per 180 diviso 2 per 90, quindi uguale a 22,5 per 90, che fa? 2025. Quanto? 2025. E a volte capitano anche domande un po' più insidiose, che poi sono banali. Qual è il surplus dei consumatori? Guardate il disegno. Secondo voi? Un po' di intuito, andate per analogia anche senza capire la teoria, oppure riflettendoci con la teoria. Vi ricordo che il surplus dei consumatori tipicamente che cos'è, no? È l'area del triangolo compresa tra la retta P uguale al prezzo di equilibrio e la curva di domanda. In questo caso, per analogia, quanto è secondo voi il surplus dei consumatori? Nessuno? Dare la risposta su esercizi che vi possono capitare, secondo voi? Se dovessi disegnare l'area, che area disegnereste? Più banale, eh? Questo è il surplus dei consumatori, cioè infinito. È un triangolo improprio, il vertice è all'infinito e quindi è una striscia di piano, quindi banalmente il surplus dei consumatori è uguale all'infinito, d'accordo? Quindi attenzione, ragioniamo sui disegni e anche le risposte che sono apparentemente
difficili, ma alla fine sono abbastanza banali, d'accordo? Qua perché il surplus viene infinito? Proprio perché è una curva di domanda particolare, la curva di domanda è 180, quindi vuol dire che per questa quantità i consumatori sono disposti a pagare qualsiasi prezzo, anche un prezzo infinito. Mentre invece non pagano un prezzo infinito, ma pagano un prezzo pari a 24. E quindi su questa quantità acquistata hanno un beneficio uguale alla differenza tra il prezzo che sarebbero disposti a pagare infinito meno il prezzo che invece pagano 24 moltiplicato per la quantità, cioè infinito. D'accordo? Bene. Poi l'esercizio ci dice l'elasticità delle curve di domanda e di offerta nel punto di equilibrio. Epsilon, cominciamo da, come al solito, quella semplice, epsilon dell'offerta uguale dQS su dP, pQS, dQS su dP dove sta? Ecco, là è 8 per il prezzo di equilibrio, 24, diviso la quantità di equilibrio, 180. Quindi 8 per 24 diviso 180 che fa? 1,07. Attenzione invece a epsilon di offerta, quindi epsilon della curva di domanda, se volete, è uguale a meno dQD su dP pQD, quando è uguale? Prego? 0. Attenzione a non confondersi, dQD su dP è uguale a 0, d'accordo? Non a infinito, ma è uguale a 0, e quindi l'elasticità è uguale a 0. Epsilon uguale a 0. A chi non l'avesse compilato la volta scorsa, magari ecco alla fine della lezione se gentilmente lo compila. Andiamo avanti. Supponendo che una casa produttrice straniera offra sigarette a un prezzo pari a P uguale 20 e che non ci siano restrizioni alle importazioni, determinare prezzo quantità vendute ed acquistate col nuovo equilibrio e le variazioni di surplus dei produttori italiani e dei consumatori. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che adesso non ci sono restrizioni alle importazioni, entra sul mercato una casa straniera che offre sigarette pari a 20, quindi di fatto il prezzo massimo che possono offrire anche i produttori italiani è 20, perché sopra 20 nessuno comprerà sigarette, quindi stiamo in queste condizioni, prezzo massimo è 20, ecco qua, questa è la nuova condizione. Per 20 abbiamo una quantità domandata pari a 180 e una quantità offerta dai produttori italiani pari a da dove la leggiamo? La leggiamo da lì. 8 per 20 160 più 12 172. D'accordo? Sbagliato? No. 20 per 8, 160 meno 12, sì. 160 meno 12, 148. D'accordo? Cosa significa quindi? Significa che 148 vengono acquistate dai consumatori, dai produttori italiani, la restante quantità pari a 32 evidentemente verrà acquistata dai produttori stranieri. D'accordo? Questo significa, allora, quindi cosa ci chiede l'esercizio? Determinare il prezzo e quantità venduti e acquistati a nuovo equilibrio, quindi il prezzo abbiamo detto essere P uguale a 20, la quantità acquistata a nuovo equilibrio abbiamo detto essere 148 dei produttori italiani, Q Italia, e Q dei produttori stranieri invece sarà acquistata una quantità pari a 32.
le variazioni di surplus dei produttori italiani e dei consumatori. D'accordo? I consumatori, qual è la variazione di surplus dei consumatori? Zero, sempre infinito sarà il surplus dei consumatori. E quindi delta S consumatori uguale a zero, rimane infinito. Mentre invece varia il surplus dei produttori italiani. Il nuovo surplus dei produttori italiani è SP uguale 20 meno 1,5 per 148 diviso 2, quindi per 74. Quanto fa? 1369, e quindi ci sarà un surplus, delta surplus, che è 1369 meno quello di prima, meno 2025, quindi uguale, meno 656. Meno 656, il surplus dei produttori diminuisce di 656, d'accordo? Domande? Quindi attenzione, in questi esercizi, se vi capitano, bisogna un po' ragionare sui grafici. Andiamo avanti, facciamo un altro paio, poi ci fermiamo, pagina 77, numero 3. Numero 3, le funzioni domande di offerta per la carne di manzo sono rispettivamente Q domandata uguale 2000 meno 500P Q offerta uguale 800 più 100P. Per aiutare i produttori, il governo considera la possibilità di introdurre un programma di sostegno al prezzo che prevede la fissazione di un prezzo minimo pari a 2,25 euro per unità e l'acquisto da parte del governo della quantità che a tale prezzo rimarrebbe venduta. Quante unità del bene dovrebbe acquistare lo Stato al prezzo di 2,25 euro? Allora, solito il diagramma, invertiamo le curve. Quindi viene P uguale 2000 diviso 500 che fa 4 meno QD diviso 500 e invece dall'altro campo viene 8, anzi P uguale QS diviso 800 meno 8, quindi qui ci mettiamo 4 meno QD diviso 500 e questo è uguale a prezzo e dall'altra parte invece abbiamo meno 8 più QS 800 e quindi abbiamo QS 800 meno 8 e questo deve essere uguale al prezzo. Fissiamo un prezzo di equilibrio pari a 2,25 per questo prezzo di equilibrio abbiamo una quantità domandata QD uguale a 2000 meno 500 per 2,25, quanto fa? 875.
abbiamo invece una quantità offerta QS che è uguale a 800 più 100 per 2,25, questo è 1025. La domanda ci dice: quante unità del bene dovrebbe acquistare lo Stato al prezzo di 2,25? Evidentemente la differenza, e quindi lo Stato dovrebbe acquistare, acquisto Stato se volete, 1025 meno 875, quindi uguale 150. D'accordo? Quale sarebbe la spesa complessiva per lo Stato? Spesa dello Stato, acquisto dello Stato, ma spesa dello Stato evidentemente quantità 150 per il prezzo di 2,25. Quanto fa? 337,5. 337,5. Come varia il surplus dei consumatori in seguito a questa manovra? Vediamo. Il surplus dei consumatori prima della manovra, dobbiamo calcolarcelo, dobbiamo calcolarci il punto di equilibrio, quindi il punto di equilibrio lo calcoliamo dall'intersezione delle due quantità, QD uguale QS, quindi 2000 meno 500P uguale 800 più 100P, quindi 1000P uguale a 1200 diviso 600, cioè uguale a 2, e la quantità Q uguale a 1000. Quindi questo punto è il punto 1002. Quindi il surplus dei consumatori prima della manovra era l'area di tutto il triangolo, quindi il surplus dei consumatori era 4 meno 2 per altezza 1000 diviso 2, cioè uguale evidentemente a 1000. Sul plus dei consumatori dopo la manovra invece l'area del triangolino più piccolo, lo vedete? Questo qua in orizzontale, questo dopo la manovra quando viene fissato il prezzo di 2,25, quindi sul plus consumatori nella situazione iniziale è uguale a, nella situazione finale, 4 meno 2,25 per 875 diviso 2. Quanto fa? 765,625. 765,625. 625. Veniamo ai produttori. Surplus dei produttori inizialmente era l'area di questo trapezio, il trapezio che è giù. D'accordo? Calcoliamolo, quindi calcoliamo il surplus dei produttori. S produttori uguale a base maggiore, vediamo tutto, sì, quindi base maggiore 1000 su base minore 875, ah no no, chiedo scusa, non è quel punto, dobbiamo calcolarcelo, perché è una sciocchezza, 875 che cos'è a questo punto qua, quindi ci dobbiamo calcolare purtroppo questo punto, calcoliamo questo punto, è il punto in cui è Q uguale, tutti in cui è P uguale a 0, e quindi deve essere QS uguale 64,600. Allora cos'è? QS diviso 800. Dovrebbe essere diviso 100. Infatti diviso 100, perché vedi che il numero assoluto, sì, è così, QS diviso 100, ecco perché non ci troviamo, e quindi viene QS uguale a 800, quel punto, questo punto qua, è il punto 800, disegnano in scala, non
gli spaventati che l'875 va a sinistra, quindi qui abbiamo 1000 più 800 per l'altezza del trapezio, che è 2, diviso 2, d'accordo? E quindi viene 1800. Attenzione al surplus dei produttori prima della manovra, perché teniamo conto che comunque lo Stato compra la quantità a prezzo di 2,25 mancante. Quindi in questo caso surplus dei produttori a 2,25 è dato, lo vedete, dall'area di tutto il trapezio. D'accordo? Perché c'è anche questo pezzo, perché non ci dimentichiamo che lo Stato compra la quantità che rimane invenduta dai consumatori. Quindi per i produttori vedono, per così dire, acquistata tutta la quantità. E quindi è come se la retta pari al prezzo, uguale al prezzo di equilibrio, arrivasse fino a questo punto. Una quantità è comprata dai consumatori e questa quantità è comprata dallo Stato. Quindi per quel che riguarda i produttori nulla cambia. E quindi dobbiamo calcolare l'area di tutto il trapezio. E quindi viene fuori che il surplus dei produttori è uguale a base minore per base maggiore, quindi 1025 più 800 per l'altezza 2,25 diviso 2. Questo fa 2053,125. E queste sono le due variazioni di surplus. Da una parte si passa da 100 a 765, dall'altra parte si passa da 1800 a 2053. Evidentemente i produttori aumentano il loro surplus perché vendono di più, mentre invece i consumatori sul lato opposto diminuiscono il loro surplus perché acquistano di meno del punto di equilibrio. D'accordo? Va bene, facciamo un ultimo esercizio, l'esercizio a pagina 84, numero 4. Domande di offerta di un mercato perfettamente concorrenziale sono QT uguale 360 meno P, QS uguale 5P. Ciascuna delle imprese presenti sul mercato ha la seguente funzione di costi totali: CT uguale 22,5 più 2,5 più 4. Determinare prezzo e quantità di equilibrio del mercato. Anche qui c'era un po' di Allora, prezzo e quantità di equilibrio del mercato, domanda uguale offerta, quindi 360 meno P uguale 5P, quindi P uguale 360 diviso 6, cioè uguale 60, la quantità uguale 300. La quantità prodotta da ciascuna impresa all'equilibrio. Vi ricordo che dice che le imprese non hanno ciascuna delle imprese, le imprese sono tutte uguali, siamo in concorrenza perfetta, quindi prezzo uguale costo marginale. Questo fanno le singole imprese. Prezzo uguale costo marginale uguale
5 è piccolo, il che significa che per un prezzo pari a 60, piccolo, uguale a 60 diviso 5 uguale 12. D'accordo? Poi il profitto di ciascuna impresa e il suo livello di produzione. Alto, a tale livello di produzione, scusate, il profitto di ciascuna impresa a tale livello di produzione. Di greco uguale P per Q, 60 per 12 meno i costi, meno 22,5 meno 2,5 per 144, 12 per 12. E fa 337,5. Poi il numero di imprese presenti nel mercato. Non dobbiamo fare altro che dividere la quantità totale Q grande per la quantità prodotta dalla singola impresa, 12, le imprese sono tutte quante uguali. Quindi il numero di imprese N è uguale a Q grande diviso Q piccolo, quindi uguale a 300. Diviso 12. D'accordo? Che fa esattamente 25. Poi, calcolare la variazione del surplus del consumatore, dei produttori e totale, nel caso in cui il governo imponga un prezzo massimo di vendita pari a 40 euro. Facciamo il nostro disegnino. E abbiamo P uguale QS diviso 5 e dall'altra parte abbiamo P uguale 360 meno QD. QS diviso 5 uguale P, 360. Meno QD uguale P. Abbiamo calcolato il punto di equilibrio che era 300 e qui avevamo 60. Bene, in questo caso il governo impone un prezzo massimo pari a 40. E questo prezzo massimo pari a 40, vediamo che cosa succede. La quantità offerta è uguale a 40 per 5, 200. La quantità domandata invece è uguale a 360 meno 40, 320. Quindi c'è un eccesso di quantità domandata rispetto alla quantità offerta, e che significa che vince la più piccola delle due, la quantità domandata, e quindi la quantità offerta, e quindi ci sarà questo equilibrio, ci sarà questa posizione a cui si arriverà, che è un equilibrio instabile, non c'è dubbio, in cui le imprese decideranno di produrre una quantità pari a 200. Vediamo i surplus. Surplus iniziali erano l'area di questo triangolo e l'area di questo triangolo, il surplus dei consumatori e il surplus dei produttori. Calcoliamo: surplus dei consumatori, l'area di quel triangolo era 360 meno 60 per 300 diviso 2, quindi è 300 per 300 diviso 2, quanto fa? 45.000 più quanti zeri? 3. E poi abbiamo il surplus dei produttori, che invece è 60 per 300 diviso 2, quindi 60 per 150, che fa? 9.000. Sì, 3 zeri. 300 per 340
Sì, d'accordo? Benissimo. Che succede invece dopo il prezzo massimo? Questo, che il surplus dei produttori diventa, ti disegni in questo modo, questo triangolo qui, il surplus dei consumatori invece diventa, come vedete, questo trapezio. Trapezio e triangolo. Parliamo prima i consumatori, l'area del trapezio, dobbiamo calcolare la base maggiore, quindi dobbiamo metterci questo punto qua in cui la quantità è uguale a 200 e questo punto qua è 360 meno 200, 160. Quindi sul plus dei consumatori S'C è uguale base maggiore 360 meno 40, 320, più base minore 160 meno 40, 120, per l'altezza per 200 diviso 2, e quindi dovrebbe essere 440, 2 zeri. Cosa che non va, forse qua ci vuole un altro zero. No, il secondo è 44.000. 442 zeri, sì, ci ho messo uno zero di comparazione, sì. 44.000 è corretto. Sul plus dei produttori, SP1 invece è il rettangolino più piccolo, quindi 40 per 200 diviso 2, e qua viene 8.000. D'accordo? No, 40 per 4.000. Quindi abbiamo che i produttori hanno perso sul plus per 5.000, quindi delta sul plus produttori uguale meno 5.000, i consumatori hanno perso sul plus per 1.000, delta sul plus consumatori pari a meno 1.000, e il delta sul plus totale, la somma dei due, uguale meno 6.000. E infine ci chiede l'equilibrio di lungo periodo del mercato, nuova curva di offerta, prezzo, quantità, profitto e numero delle imprese, nel caso in cui venga liberalizzata l'entrata e l'uscita del mercato. Quindi ritorniamo indietro, ritorniamo a questa curva e risolviamo il classico esercizio sulla concorrenza. Prezzo uguale costo marginale, e quindi prezzo uguale 5Q, quindi Q uguale a P, quindi a noi interessa solo il lungo periodo perché ci chiede l'equilibrio di lungo periodo. Nel lungo periodo deve essere CM maggiore o uguale dei costi medi, quindi 5Q maggiore o uguale di 22,5 diviso Q più 2,5 diviso Q, da cui viene che 2,5Q quadro maggiore o uguale di 22,5 e quindi Q quadro maggiore o uguale di 9, e quindi Q maggiore o uguale di 3. Quindi la curva di offerta diventa Q uguale P quinti per ogni P maggiore o uguale 3, quindi 15, Q uguale a 0 per ogni P minore di 15. Tutto questo non ci serve più,
quindi possiamo calcolare l'equilibrio che è offerta uguale a domanda, quindi 360 meno P, diciamo N il numero di imprese, uguale N per P diviso 5, e andiamo a risolvere nel punto P uguale 15, quindi viene 345 uguale N per 3, da cui viene N uguale 109, 109 preciso. Oggi non mi vengono quei conti, ma è 115 evidentemente, d'accordo? Da cui viene N uguale 115, abbiamo detto il prezzo uguale 15, la quantità uguale 3, la quantità totale più grande uguale 3 volte per quella roba lì e quindi uguale a 345 e il profitto pi greco. Sappiamo che deve essere uguale a 0, facciamo la verifica, uguale P per Q, 15 per 3, 45 meno 22,5 meno 2,5 per 9, ed è sempre uguale a 0, d'accordo? Ok, va bene così, possiamo chiudere, io ringrazio.